Avete un caro amico? Vi fidate ciecamente e gli confidate tutto? Leggete questo libro. Sul muro c'era un calendario con cifre grandi come pugni. 14 agosto. Il generale rovesciò la testa all'indietro e si mise a contare. 14 agosto, 2 luglio. Calcolava il tempo trascorso tra un giorno remoto e il giorno presente. 41 anni, disse infine a fior di labbra. Da qualche tempo parlava a voce alta nella sua stanza, anche quando era solo. 40 anni, disse quindi perplesso. Arrossì come uno scolaretto che non si raccapezzi tra le difficoltà di un compito imprevisto. Rovesciò la testa all'indietro e chiuse gli occhi lacrimosi da vecchio. Dal colletto della giacca color grano turco sbucava il collo rosso e gonfio. 2 luglio 1899, ecco la data della caccia, mormorò. Quindi ammutolì. Appoggiò i gomiti sulla scrivania, meditabondo, come uno studente che ripassa le lezioni, e tornò a fissare gli occhi sulla lettera, su quelle poche righe vergate a mano. 41, disse infine con voce arrochita, e 43 giorni. Ecco quanto tempo è trascorso. Cari lettori, ben ritrovati. Un giorno, negli anni 90 del secolo scorso, in una stanza della sede milanese della casa editrice Adelphi, mentre era in corso una riunione del direttivo, arrivò un traduttore con in mano un volume. L'aveva scovato in una vecchia libreria di Budapest. Il titolo era «Le candele bruciano fino in fondo». L'autore si chiamava Sándor Márai. Il nome non era sconosciuto agli editori, ma dopo l'avvento del comunismo in Ungheria, sull'autore era calato il silenzio. I proprietari chiesero che venisse fatta la traduzione dall'ungherese e quando il traduttore ritornò col lavoro completato, disse che era il più bel libro scritto nel XX secolo che lui avesse mai letto. Lo definì un prodigio. Lo pubblicarono col titolo Le Braci, ed è il romanzo che vi proponiamo in questa puntata e che inizia con l'arrivo di una misteriosa ma altrettanto attesa lettera. In mattinata il generale si soffermò a lungo nella cantina del vigneto. Vi si era recato all'alba insieme al vignaiolo perché due botti del suo vino avevano cominciato a fermentare. Quando finì di imbottigliarlo e fece ritorno a casa erano già le 11 passate. Ai piedi delle colonne, sotto il portico lastricato di pietre umide ricoperte di muffa, lo attendeva il guardacaccia, che porse una lettera al padrone appena arrivato. «Cosa vuoi?» disse il generale e si arrestò con aria seccata. Spinse indietro sulla fronte il cappello di paglia a tesa larga che gli ombreggiava il viso arrossato. «La portata ho messo», disse il guardacaccia e rimase fermo sull'attenti. Il generale riconobbe la grafia, prese la lettera e se la ficcò in tasca. Entrò nel vestibolo al fresco e porse in silenzio il bastone e il cappello al guardacaccia. Cominciò a leggere la lettera. «Aspetta!» ordinò richiamando il guardacaccia che si allontanava per riporre il bastone e il cappello. Accartocciò la lettera e la rimise in tasca. «Di a Kalman che prepari la carrozza per le 6, il landò, perché verrà a piovere!» Sándor Márai nasce ad aprile dell'anno 1900 in una cittadina che in quei tempi apparteneva al Regno d'Ungheria e che adesso fa parte della Slovacchia. La sua famiglia formava parte della piccola nobiltà ungherese. Il padre era notaio reale. Appassionato sin dall'adolescenza alla poesia e alla prosa, abbandonata la carriera di legge, Sándor si dedicò al giornalismo che studiò in Germania. La Prima Guerra Mondiale cambia i confini della sua terra, l'impero austro-ungarico collassa e lui,
pur essendo attratto dalla lingua tedesca, prende la ferma decisione di scrivere in ungherese perché, secondo lui, il pensiero, la lingua che ami è la tua patria. Durante il secondo conflitto mondiale lascia l'Ungheria e si rifugia in Svizzera per poi approdare in Italia, a Napoli, dove risiederà per un periodo. Poi si trasferisce negli Stati Uniti e dopo la perdita della famiglia mette fine alla sua vita sparandosi un colpo di pistola. È il 1989, l'anno dell'avvento della democrazia nella sua Ungheria. Rimani solo e ricorda, rimani solo anche a costo della vita. Queste profetiche parole le scrive in una raccolta e sono essenziali per comprendere il significato profondo del libro di oggi. Cosa vuoi che ti dica? Si invecchia un poco alla volta, in un primo momento si attenua la voglia di vivere e di vedere i nostri simili. A poco pervale il senso della realtà, ti si schiarisce il significato delle cose. Ti sembra che gli eventi si ripetano in maniera fastidiosa e monotona. Poi invecchia il tuo corpo, non tutto in una volta, certo. Invecchiano per prima gli occhi, oppure le gambe, lo stomaco, il cuore. Si invecchia così, un pezzo dopo l'altro. Poi a un tratto invecchia la tua anima. Anche se il corpo è effimero e mortale, l'anima è ancora mossa da desideri e ricordi. Cerca ancora la gioia. E quando scompare anche questo anelito alla gioia, restano solo i ricordi e la vanità di tutte le cose. A questo stadio si è irrimediabilmente vecchi. Un giorno ti svegli e ti strofini gli occhi e non sai più perché ti sei svegliato. Conosci già esattamente quello che il giorno presenterà alla tua vista, la primavera o l'inverno, gli scenari abituali, le condizioni atmosferiche, l'ordine dei fatti. Nulla di sorprendente può mai accadere. Non ti sorprendono più neanche gli eventi inattesi, insoliti o raccapriccianti, perché conosci tutte le probabilità. Hai previsto già tutto e non ti aspetti più nulla, né in bene né in male. E questa è la vera vecchiaia. Le parole che avete appena ascoltato dalla voce di Agatha appartengono a Henrik, il protagonista del romanzo. Vengono dette al fievole lume delle candele in una fresca notte d'agosto nel salone del suo castello in Ungheria, vicino ai Monti Carpazi. Siamo nel 1940. L'Europa si affaccia al precipizio della guerra, ma Henrik è ormai vecchio e ha già combattuto. È un ex generale dell'esercito, figlio di un ufficiale della Guardia Reale e di una affascinante parigina della borghesia. Quando è ancora bambino viene iscritto ad un prestigioso collegio militare vicino a Vienna. Nella camerata conosce Konrad, figlio di funzionari che fanno enormi sacrifici per pagare gli studi al figlio. Fra i due nasce una grande amicizia che prosegue nell'adolescenza e si consolida nell'età adulta. Condividono una stanza a Vienna, una volta lasciata l'accademia e preso servizio a corte. Dopo il matrimonio di Henrik, Konrad è ospite fisso nel castello dell'amico, condivide con lui le battute di caccia nei boschi della tenuta e trascorrono insieme piacevoli serate. Poi, all'improvviso, un evento inquietante li divide e i due non si rivedranno più fino al giorno che dà inizio al romanzo, esattamente 41 anni dopo. C'è stato un tempo nella mia vita, un decennio della mia giovinezza, in cui il mondo si piegava docilmente alle mie pretese e alle mie ambizioni. È stato il mio periodo di grazia. In periodi come questi, tutti ti corrono incontro come se fossi un conquistatore che deve essere festeggiato con coppe di vino, con fanciulle e ghirlande di fiori. In quel decennio, infatti, nel corso del quale, terminati gli anni di collegio, vivemmo a Vienna e poi seguimmo l'esercito, non smarrì per un solo istante quel senso di sicurezza, quella sensazione che gli dèi, in segreto, mi avessero infilato al dito un invisibile anello magico, per cui non poteva accadermi nulla di male ed ero circondato da un clima di amore e di fiducia. È il massimo che un uomo possa ottenere dalla vita, dice con serietà.
Chi in simili circostanze si inorgoglisce e diventa arrogante o distratto, chi non riesce ad accettare con umiltà la sua posizione di prediletto del destino e non capisce che quello stato di grazia dura soltanto finché non verranno dilapidati i doni celesti, costui è destinato alla rovina. Il mondo perdona, entro certi limiti, solo coloro che sono modesti e umili di cuore. Esisteva un mondo per il quale valeva la pena di vivere e di morire. Quel mondo è morto. Queste parole, pronunciate da Conrad, ormai anziano, si riferiscono alla scomparsa dell'impero austro-ungarico, ma anche al mondo affettivo dei due amici rimasti ormai soli. Restano solo i ricordi, ma soprattutto domande rimaste senza risposta e sentimenti lasciati a fermentare per oltre 40 anni in attesa di un incontro risolutore. Al lume delle candele che si esauriscono e a quello delle braci del grande camino, il protagonista, in un soliloquio lucido e incalzante, ripercorre tutta la lunga storia dell'amicizia con Conrad. Esamina freddamente il tradimento del quale si crede vittima e prepara un'unica domanda, quella che gli fornirà tutte le risposte, quelle che ha atteso per 41 anni nella solitudine del suo castello. Attraverso un'analisi quasi scientifica, il protagonista rivede i sentimenti e le passioni che hanno avvelenato negli anni, in modo subdolo, la loro preziosa amicizia. L'invidia, la gelosia, il rancore e l'odio. Non lascerà ripartire l'amico senza aver capito. Per 24 anni tu mi avevi odiato così appassionatamente che quel sentimento aveva in te la forza e l'ardore delle relazioni amorose. Tu mi odiavi. E quando l'odio si impadronisce completamente dell'anima di un uomo, sotto questo rogo cova e si sviluppa anche il desiderio di vendetta. Perché la passione non si piega alle leggi della ragione, non si cura minimamente di quello che riceverà in cambio. Vuole esprimersi fino in fondo, imporre la sua volontà, anche se in cambio non ottiene altro che sentimenti mansueti, amicizia e indulgenza. Ogni vera passione è senza speranza, altrimenti non sarebbe una passione, ma un semplice patto, un accordo ragionevole, uno scambio di banali interessi. Perché mi odiavi? Ho avuto tempo a sufficienza, mi sono sforzato di comprendere. Non hai mai accettato il denaro che ti offrivo, né un qualsiasi regalo, non hai mai permesso che la nostra amicizia si trasformasse in vera fratellanza. E se in quegli anni non fossi stato ancora troppo giovane, avrei dovuto capire che si trattava di un segno allarmante e pericoloso. Chi non accetta niente di parziale, probabilmente vuole tutto. Tutto quanto. Con un'eleganza e uno stile narrativo unico, una potenza descrittiva impressionante, Le Braci è romanzo, saggio e antologia insieme. Chandor Marai getta il lettore in un pozzo profondo, dove i sentimenti più torbidi dell'animo umano, quelli che nessuno di noi ama riconoscere, si nascondono. Ci fa capire che nessun uomo, per quanto nobile e leale possa essere, è immune ai peccati capitali. Essi fanno parte del tessuto umano. Forse per questo lui stesso non amava il suo romanzo, che definì troppo sentimentale. Il libro fu pubblicato nel 1942, ma per 40 anni fu bandito in Ungheria. Rivide la luce decenni più tardi e rappresentò una rivelazione editoriale. Una traduzione meravigliosa e un'elegante copertina, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l'editoriale, hanno senz'altro collaborato all'enorme successo del romanzo nel nostro paese. Un volume che a mio avviso dovrebbe essere fra gli scaffali di ogni libreria. Vi lasciamo con una delle tante illuminanti riflessioni che ci offre l'autore. Chi non accetta niente di parziale, probabilmente vuole tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima recensione.